La fama internazionale di cui gode ancora oggi Luigi Pirandello, il premio Nobel per la letteratura a lui assegnato nel 1934, sono tutti strettamente legati a quello che è poi il suo teatro, un'attività che occupò interamente gli ultimi anni della sua vita, a partire soprattutto dal 1920 in poi, e che lo stesso autore decise poi anche di riassumere all'interno del corpus completo delle sue opere, tragedie e commedie in un libro dal titolo Maschere Nude, che andava proprio a cogliere il senso ancora una volta del suo lavoro, di svelare la vita da quella maschera, appunto, da quella forma che altrimenti l'inglobava, lo soffocava, vederla così libera, nuda per quella che era. Ecco, questo era lo scopo del suo lavoro, soprattutto del suo teatro, di comunicare quindi la sua concezione, la sua visione del mondo attraverso quello che diremo anche, era per Prandelli il modo migliore per entrare in diretto contatto con il pubblico. Quindi il teatro ha fatto appunto una compagnia da lui poi direttamente costruita e guidata per mettere in scena essenzialmente proprio le opere del grande autore siciliano. Occorre però dire che dal 1920 in poi Pirandello, se è vero che è sempre stato legato al teatro, il teatro ha occupato soprattutto una parte della sua vita. Inizialmente Pirandello si occupò e divenne anche famoso in Italia per altre opere, novelle, poi romanzi, a partire da Fumattia Pascale, però è vero che il teatro occupò sempre la sua vita, occupò sempre il suo interesse, un teatro che molte volte però poi prese spunto, si ispirò da quelle che erano magari testi che aveva già scritto a livello novellistico e poi rivisto, riadattato per creare alcune delle sue più note, più famose opere teatrali. Ma andiamo con ordine, appunto. Ecco, perché a un certo momento Pirandello sceglie proprio di adottare il teatro come mezzo, come strumento migliore per comunicare quella che è la sua opera, la sua visione del mondo? Ecco, prima di tutto Pirandello critica in maniera molto forte, aspra, severa il teatro così come esso era presente, diffuso, aveva largo successo all'interno della sua epoca, quello che viene chiamato appunto il dramma borghese, di estrazione di impianto naturalistico, così come si era sviluppato nella seconda metà dell'Ottocento, che viene duramente, severamente criticato da Pirandello nella sua pretesa appunto di descrivere in modo realistico e verosimile la realtà. Sappiamo che Pirandello ha una visione ben diversa del mondo, fondamentalmente relativistica del mondo. Rifiuta appunto il canone scientifico della verosimiglianza. Al tempo stesso, era una questione anche di contenuti, attraverso appunto questa modalità naturalistica verosimile, si andavano a descrivere, a mettere in scena le regole e le convenzioni della società e della famiglia borghese, che è proprio l'elemento fondamentale di critica dell'opera pirandelliana, quello di mettere in scena quanto esse siano vuote, false, inconsistenti. Ecco, questo è quello che Pirandello ha sempre un po' cercato di fare all'interno del suo opera, ma il teatro diventa a un certo momento lo strumento migliore. Perché? Proprio perché, come accennavamo anche in precedenza, grazie al teatro Pirandello riesce a soddisfare il suo bisogno di rapporto diretto col pubblico, tutte le sere fondamentalmente, per parlare, discutere, proporre al pubblico in modo molte volte anche provocatorio quelle che sono le sue tematiche, la problematicità, l'assurdità dell'esistenza così come normalmente viene intesa, concepita dai più. Non va poi dimenticato che per Pirandello il teatro è proprio lo specchio della vita, proprio è anche una metafora oltre che una realtà, il palcoscenico, perché il palcoscenico non è soltanto quello in cui gli attori guidati da un regista mettono in scena ogni sera una vicenda, una tragedia, una commedia, una storia. No, in realtà la vera commedia è la vita, è il palcoscenico, è quello dell'esistenza a cui tutti noi inconsapevolmente, quotidianamente, in quanto esseri viventi, partecipiamo.
la tragicommedia della vita, ovviamente inconsapevole. Anche questo è fondamentale per Pirandello, che ci interpreta molte volte e mette in scena i suoi personaggi come dei pupazzi col teatro, dei pupi siciliano da lui tanto amato e tante volte ricordato, come delle marionette. E ognuno di noi recita inconsapevolmente la sua parte, la parte all'interno di questa grande, inconsapevole tragicommedia della vita. Ecco perché alla fine lui sceglie il teatro. In realtà si è sempre appunto in qualche modo scribacchiato qualcosa di teatro. Le sue prime opere teatrali che vengono messe con scarso successo in scena datano a partire dal 1910. Il primo periodo è proprio questo, dal 1910 al 1916, quello che potremmo definire gli esordi, in cui vengono messe in scena molte volte dei testi originariamente scritti in dialetto siciliano. Esiste anche la versione poi per un mercato, per un pubblico più ampio italiano, ma di molti di questi la versione originale è proprio in dialetto siciliano. Iolà, pensaci Giacomino, La Giara e così via. Ecco, le versioni teatrali sono in siciliano proprio perché il dialetto siciliano viene giudicato una lingua appunto più adatta, più viva, più aderente alla realtà, meglio capace di rappresentarla. Ecco, all'inizio la visione, le rappresentazioni, le storie, le ambientazioni di Pirandello sono apparentemente ancora legate proprio a questa ambientazione verista nel teatro, così come anche nella narrativa, quasi come se fosse un discendente del verismo verdiano. In realtà, questa messa in scena, favorita anche dall'adozione della lingua dialettale, questa messa in scena regionale è soltanto apparentemente fedele ai canoni del verismo. Fin dall'inizio cominciano a prevalere anche nelle opere teatrali, proprio per come poi vengono messe in scena anche dalle compagnie cui vengono affidate, anche toni comici, farseschi, proprio anche per aderire a quelli che erano i gusti di un pubblico. Ma dietro adesso in Pirandello c'è proprio una differenza, c'è proprio una mancata adesione di fondo sia al verismo sia al voler mettere in scena semplicemente una pièce comica. È tutt'altro l'interesse di Pirandello. I temi, anche in queste prime opere, sono sempre quelli tipici proprio della più amara riflessione pirandelliana. Fondamentalmente il contrasto tra la realtà e l'apparenza, la volontà di smascherare quelle che sono appunto le convenzioni sociali borghesi, partendo proprio da quelli tipici, tradizionali, molte volte presenti in opere pirandelliane, ovvero sia la famiglia, il matrimonio e il tradimento che molte volte questo porta e cela dentro di sé. La fase però che comincia a diventare più vera, più pirandelliana, è quella immediatamente successiva, quella che va sotto il nome di fase umoristico grottesca e che si ha negli anni immediatamente successivi. Appare subito chiaro all'interno di queste nuove opere come in Pirandello vi sia un approfondimento delle tematiche, delle forme della crisi della società borghese, che diventa però anche specchio, metafora dell'inconsistenza dell'intera condizione umana, borghesia come specchio dell'intera umanità, del vuoto che per Pirandello si cela dietro l'esistenza, la falsa, puramente formale, convenzionale esistenza di ogni essere vivente. Le vicende quotidiane qui rappresentate sono in apparenza vicende di persone normali, storie normali, però ecco, sono presentate proprio come stravolte, deformate, secondo la logica appunto deformante di una visione grottesca, quasi espressionistica della realtà. Ciò che una volta era normale adesso non è più, ciò che una volta era armonico adesso diventa disarmonico. La disarmonia è uno degli elementi fondamentali proprio della scrittura pirandelliana ed è strettamente legata alla visione umoristica dell'esistenza, già spiegata in precedenza, quella che fa sì che tragico e comico, no, nell'avvertimento, nel sentimento del contrario, si presentino sempre uniti, anche se contraddittori, opposti, eppure al tempo stesso due facce della medesima medaglia, in modo da mettere in luce l'assurdo della condizione umana,
non c'è riso senza pianto, non c'è tragedia senza commedia. E quindi, ecco, Pirandello mette in scena l'assurdità della nostra pretesa di dare ad essa un ordine, un'armonia, delle regole per comprenderla e viverla in modo ordinato. Ma quando noi cerchiamo di fare questo, in realtà ci chiudiamo dentro nelle convenzioni della società contemporanea. Ciò che dovrebbe esistere per metterci in contatto con gli altri, in realtà ci rende soli, chiusi dentro, come in una stanza senza porte e senza finestre. Gli stessi titoli di alcune di queste opere ci danno l'idea proprio di quello che Pirandello vuole dirci. Così è, se vi pare, il gioco delle parti. Ecco, sono anche due titoli di due tra le opere più famose, più ancora oggi rappresentate, ispirate sempre ad alcune novelle, poi riprese, riviste e riarticolate appunto secondo la forma teatrale. Così è, se vi pare, ecco, a prevalere sono temi sempre tipici per degli anni, la follia e l'impossibilità di conoscere la verità. I due protagonisti, la signora Frole e il signor Ponza, a suo genero, c'erano dietro una tragedia nascosta, oscura, misteriosa. Da qui, ecco, la loro accusa reciproca l'una con l'altro di una follia, di essere pazzi, di essere folli. In realtà questo genera poi scandalo nella piccola società, nel piccolo mondo di provincia, per capire davvero dove stia la ragione, dove stia invece la follia, dove sia realmente la verità. Un qualcosa che angoscia le persone quotidiane, che fanno di tutto per cercare di scoprire dove sia la verità, ma questa non c'è, non esiste. Non angoscia, ad esempio, i due protagonisti, i quali, pur se accusandosi a vicenda, poi hanno compassione l'uno dell'altro, si accompagnano, celano appunto questo oscuro, profondo mistero che sta alla base del loro dolore. E quindi c'è il riso folle nei confronti di chi? Di tutti coloro che vorrebbero conoscere la verità, la quale simbolicamente alla fine si presenta come una donna celata e dice praticamente che la verità è colei a cui ciascuno vuole credere. Io sono sia una cosa che l'altra, e quindi non si può che ridere di tutti coloro che la cercano disperatamente. E poi il gioco tragico, il gioco delle parti, Leone Gala, il filosofo protagonista appunto di questa vicenda, che ha come suoi temi fondamentali appunto ancora quello della forma, della maschera, che in qualche modo Leone Gala sembra di conoscere, di svelare, ecco, in qualche modo al mondo, quel piccolo mondo crudele, borghese che lo circonda, ma anche l'impossibilità di estraniarsi per dominarli. Giocando in qualche modo lui è consapevole del tradimento della moglie e vuole vendicarsi. La sua vendetta consiste poi, alla fine, nell'obbligare ad un duello per difendere l'onore della moglie, non lui, il marito legale, ma l'amante. Colui che di fatto è il vero offeso, diciamo così, dall'onore tradito della moglie, per portarlo quindi poi a morire, perché poi in realtà andrà con un noto, abile spadaccino a confrontarsi e quindi l'amante non potrà che morire. Quindi ecco una vittoria, ma una vittoria soltanto apparente del protagonista, perché poi c'è dietro c'è il dolore, la sofferenza, la vendetta non provoca nessuna soddisfazione, c'è soltanto un amaro rimpianto per una vita che non si vuole, che non vuole mai essere quella che noi vorremmo che fosse. Quindi non c'è speranza di risultare vincenti da questo punto di vista. Ecco, ma se andiamo a vedere quello che è poi davvero la fase quasi, io direi, sconvolgente, quello che pone, come diremo, anche le basi del nuovo teatro del Novecento, è quello che si affaccia nel 1921 con la pièce più famosa di Pirandello, che è I sei personaggi in cerca d'autore, che è la prima delle tre opere che rappresentano la cosiddetta trilogia del teatro nel teatro o fase del metateatro. I sei personaggi in cerca d'autore, come stavo dicendo, del 21, seguiti poi
altre due opere, ciascuno a suo modo, nel 1924 e Questa sera si recita a soggetto nel 1930, con oltre titoli proprio tipicamente pirandelliani, in cui si mette in luce quello che è l'assurdità, la falsità di un'esistenza, della pretesa di riuscire a descriverla in maniera così oggettiva, scientifica. Ecco, la fase del metateatro, quello che stiamo dicendo, la trilogia, una vera e propria rivoluzione teatrale, alla base di quello che sarà il nuovo teatro del Novecento. Ma cosa si intende prima di tutto per metateatro? Metateatro non è Pirandello il primo a scrivere opere di questo tipo, ne abbiamo anche in Goldoni, un esempio addirittura anche in Shakespeare. Il metateatro, con questo termine, si identificano quelle opere con cui, attraverso appunto la messa in scena, la rappresentazione scenica, il teatro discute di se stesso, in cui più che raccontare una storia o attraverso il racconto di una storia, ciò che conta veramente è la discussione sul teatro stesso, sul significato del suo esistere, delle sue caratteristiche, dei suoi problemi, su cosa esattamente vogliono dire le opere teatrali, su qual è il senso del suo essere, del suo mettersi in relazione con il pubblico. Ecco, questo è il vero problema pirandelliano, da sempre assillato dal fatto che le opere messe in scena da lui, scritte poi magari, non corrispondessero realmente a come lui le aveva pensate, a come lui le aveva immaginate, cioè il rapporto tra l'autore e il capocomico, il regista si direbbe oggi, oppure gli attori, gli interpreti che nella loro abilità e poi mettono in scena, interpretano, o come davvero tutta la macchina teatrale mette in scena, a sua volta interpreta ciò che l'autore aveva pensato. Ecco, questo è un qualcosa che ha sempre preoccupato, assillato Pirandello, tant'è vero che alla fine appunto le metterà in scena direttamente lui le sue opere. Ecco, allora, la base della trilogia del teatro c'è proprio questo anche, il rifiuto della finzione, base del teatro tradizionale di stampo naturalistica. Il teatro è finzione, come il cinema, l'arte in qualche modo è suprema finzione. Ma ecco, Pirandello ha un rapporto problematico con tutto questo, vuole quindi svelare al pubblico la realtà della finzione teatrale. Gli attori stanno fingendo di essere ciò che non sono, quelli che non sono. In realtà tutto quello che noi normalmente anche come pubblico accettiamo è un gioco nel quale noi vogliamo credere, ma non è la realtà. Cos'è allora? Ecco che allora si dice che Pirandello, nel mettere in scena le opere del suo teatro, nel teatro abbatta la quarta parete, cioè quella parete ideale, simbolica, metaforica, che divide il pubblico dal palcoscenico, che permette a noi di assistere praticamente alla messa in scena, accettando che gli attori siano qualcuno, qualcosa di diverso da quello che in realtà sono, e così via. Se noi abbattiamo però la quarta parete, sveliamo quindi la finzione che c'è dietro a tutto questo, finiamo col creare un unico grande spazio scenico, in cui non c'è più differenza tra palcoscenico, platea e galleria, in cui questo è quello che farà Pirandello, coinvolgiamo direttamente gli spettatori all'interno della rappresentazione, all'interno di un unico spazio scenico. Luogo quindi diventa così della messa in scena di un conflitto tra attori, registi e pubblico. È chiaro che tutto rigidamente scritto da Pirandello, molto attento a tutto questo, ma nella sua idea è proprio quella di svelare tutto questo. Non vi sono più atti, non vi sono più ruoli da questo punto di vista. A teatro, in fin dei conti, non si rappresenta più una storia, ma si rappresenta in realtà, ecco, il tentativo di mettere in scena una storia, svelando appunto la macchina scenografica nella sua cruda, se vogliamo, realtà. E di fatto, proprio così, ancora una volta ci colleghiamo al pensiero più vero, al profondo di Pirandello, al suo relativismo, al suo irrazionalismo, all'incapacità di farlo. Il teatro
non è in grado, il suo è soltanto un tentativo di mettere in scena una storia, ma realmente questa macchina non è in grado di raccontare ciò che è stato immaginato da un autore. Per il teatro, quindi, in realtà è impossibile mettere in scena delle storie verosimili, raccontare le vicende di altre persone. Ciò che rimane quindi all'autore è il tentativo di mettere in scena una storia, di discutere polemicamente quasi questo tentativo con un pubblico che viene quindi messo di fronte ad un qualcosa di radicalmente diverso rispetto a tutto quello che avveniva prima. Il pubblico non sarà molto favorevole inizialmente a tutto questo. Pirandello non avrà successo, ma per spiegare bene tutto questo bisogna poi andare a spiegare quello che è appunto l'opera base, il primo capolavoro, l'opera più famosa dal punto di vista teatrale di Pirandello, i sei personaggi in cerca d'autore. Ma questo sarà appunto l'oggetto, lo scopo delle prossime lezioni.